siamo dati Gesù e Maria. Stiamo celebrando un'altra meravigliosa messa della quarta ed ultima prova del tempo di Pasqua in onore della Madonna, che è intitolata Maria Vergine Regina degli Apostoli. Sapete che nelle litanie noi chiamiamo anche la Madonna Regina degli Apostoli. Gli Apostoli sono i 12, quindi coloro che sono stati i primi ordinati vescovi da Gesù e poi mandati in tutto il mondo ad annunziare il Vangelo. Ora, domanda. Voi sapete che la Madonna è la più santa creatura che esiste, ma la Madonna non era una sacerdotessa, perché penso che sappiate che, come ha stabilito San Giovanni Paolo II, Gesù non ha voluto che le donne diventassero sacerdoti. E quindi non è che la Chiesa non vuole ordinare le donne prete, non ci avrebbe niente in contrario, ma il problema è che se un vescovo prende una donna prete, gli mette le mani in testa e gli fa la preghiera consacratoria, quella prete non ci diventa, che mi sarebbe come se io celebrassi la messa con i biscotti e con la Coca-Cola, anzi col pane, anzi col vino, non si può. Quindi è una cosa su cui la Chiesa non ha potere. Quindi la Madonna, per non essere sacerdote la Madonna, è segno inequivocabile, scrisse San Giovanni Paolo II, che questa è una cosa che Dio, nei suoi disegni, ha voluto riservare agli uomini, dando alla donna un'altra funzione. Dice, ma come fa a essere regina degli apostoli, che sono preti che annunciano il Vangelo, se lei non è prete, non è sacerdote? Lo è a diverso e più eccellente titolo. Perché cosa fa un apostolo in tutto quello che fa? Se io quando andrò via da qua, più tardi possibile, non ne parliamo qui, voi non avete incontrato, almeno un po' meglio Gesù, non avete conosciuto un po' meglio, perché già lo conoscete, magari qualcuno che stava un po' lontano è rientrato, che ci sono stato a fare qua? Cioè un apostolo non ha nessun'altra ragione di esistere che portare Gesù alle persone e portare le persone a Gesù, quindi svolge questa duplice funzione, no? Come? Un po' glielo porta con la predicazione e un po' cerca di portare le persone a Gesù pregando per loro soprattutto, d'accordo? Andandogli incontro, cercando. Questa è la missione di un apostolo. Ma questo la Madonna l'ha sempre fatto in una maniera differente, anche più grande di un sacerdote. Che cosa ha fatto la Madonna? La Madonna l'ha fatto nascere Gesù e l'ha presentato agli uomini. Quindi addirittura la scena del Natale, no? I magi vanno ad adorare Gesù, ma glielo presenta la Madonna. E cosa fa la Madonna ogni volta che si rivolge a me? Ci porta direttamente a Gesù. Quindi lei svolge questa funzione, chiamiamola apostolica, non come sacerdotessa, ma in maniera fantastica, esemplare, straordinaria. Ecco perché è modello ed è regina dei sacerdoti, perché quello che i sacerdoti fanno con i poteri ministeriali, con il loro compito proprio, lei lo fa prima, più e meglio di loro. Allora sentiremo dire, guardate che nelle messe in onore della Madonna, se riuscite a fare attenzione, la parte più bella è quella che si chiama tecnicamente il prefazio. Voi se qualche volta lo vedete che io entro in estasi per la prova che comincia a volare, vuol dire che perché sono bellissime, le messe sono una più bella dell'altra. La parte più bella, qual è il prefazio? Quando io dico il Signore sia con voi in alto i vostri cuori, poi faccio una preghiera, veramente cosa buona e giusta, ecco. Il corpo di queste preghiere nelle messe della Madonna sono stupende. Pensate che oggi a un certo punto dirò che gli apostoli sono sospinti dallo Spirito Santo e divennero intrepidi annunziatori del Vangelo per la salvezza e la vita di tutte le genti. Gli apostoli ricevono lo Spirito Santo al Cenacolo e poi partono per la missione. Che succede? Ed anche oggi la Beata Vergine suscita nuovi araldi del tuo regno. Bellissimo rimane qui a cerimonia, sapete tante volte, sai, gli araldi negli anni passati erano araldi, no? Quelli che andavano con la tromba a dire attenzione, c'è l'editto del re, quindi che proclamavano e attiravano l'attenzione delle persone. Quindi bellissimo araldi del regno, quindi l'apostolo è quello che dice attenzione, Gesù esiste, venite, Gesù vuole bene, eccetera. E che cosa fa? Li sprona con l'esempio. Quindi un vero apostolo deve guardare la Madonna come esempio di vita apostolica. Quindi imparare che la Madonna è innanzitutto una donna di preghiera. Quindi l'ho già detto, la prima cosa che deve fare un prete, non mi stupite se io prego, perché io prego per voi soprattutto, sotto tutti i punti di vista, sia quando prego esplicitamente per voi, sia quando vivo un momento di preghiera per me. Perché se io non prego, quindi non mi nudo di Dio, ma voi che ci fate con me? Cioè, posso essere simpatico, posso raccontare una barzelletta, ma un prete non serve solo a questo. Io sono contentissimo di stare con voi anche in altri contesti, se mi invitate, cioè, vengo dovunque, dico già prima, d'accordo? Quindi non c'è niente di male in questo, però un prete deve essere capace di portare Dio, ma se per portarlo deve ricevuto, se no che porti?
quindi li sprona con l'esempio, poi li infiamma con il suo amore. Un sacerdote aveva un rapporto intimo con la Madonna, perché l'amore della Madonna, ve l'assicuro, è veramente grande e ogni tanto lei lo fa percepire, è molto forte. Quindi se un prete si appiccica bene, in senso, diciamo, alla Madonna, diventa un grande apostolo. Tutti quanti i sacerdoti molto mariani sono stati molto attivi nella vita apostolica. Anche Padre Pio, che è stato uno dei più grandi, sapete che Padre Pio ha confessato oltre 6 milioni di persone, era capace di stare 17-18 ore in confessionale. E voi lo sapete che Padre Pio aveva il dono, non so, non mi dite come faceva, io non lo faccio, ma lui diceva ininterrottamente l'Ave Maria, di giorno e anche di notte mentre dormiva. Cioè lui durante una giornata era capace di dire 100 rosari. E quando qualcuno è andato a dire, dice, hai detto 100 rosari? Scusa, ma che ho fatto? Se stavo 18 ore in confessionale, perché stai a buttare confusione a di rosario? E lui dice, come ho fatto? Mi domando come hai fatto tu a non fare 100 rosari? Rispondeva così, rispondeva. Quindi chi ha fatto queste grandi cose ha avuto una vita grande di unione con la Madonna, li infiamma con il suo amore e li sostiene con la preghiera incessante. La Madonna sta costantemente pregando per coloro che portano suo figlio alle persone, ininterrottamente, perché annunzino in ogni parte della terra il Cristo Redentore. Quindi, certo la Madonna prega, però la Madonna è anche, quindi le persone mariane non se ne stanno, come dice il Papa, rinchiuse in sacrestia. Hai visto quando parla che bisogna uscire perché bisogna portare Gesù con slancio apostolico, perché oggi molte persone sono uscite, sono allontanate. Allora che facciamo? Aspettiamo che rientrano oppure cerchiamo di andargli incontro? Ecco, bisogna uscire, avere il coraggio di andargli incontro, quindi anzitutto con la dolcezza, con l'amore, con la misericordia, ma andandogli incontro per portarli a Gesù e per riportarli a Gesù. Ecco, questo zelo apostolico, un sacerdote deve dirlo in prima persona. Poi vedrete che se uno si avvicina a Gesù, anche se non è sacerdote, questa cosa l'avverte e anche molto garbatamente, molto educatamente, comincia piano piano a diventare lievito nei posti in cui vive, a portare, a volte semplicemente con un buon esempio, le persone a riscoprire, a risuscitare un pochettino la voglia e il desiderio di accostarsi a Gesù. E questo l'ho visto tantissime volte, vi auguro di dirlo anche a voi. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni la grazia di essere ferventi, ecco, innamorati di Gesù, per portarlo con tutto il nostro cuore a tutti. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.